Ciao ragazzi, sono il nostro Grinone, siamo tornati con la nostra carriera. In descrizione vi ricordo che c'è il link a OneFootball, l'applicazione che dà le news sul mondo del pallone. Dunque, ci appropinquiamo al mercato, onde per cui sono andato ad inserire un po' di nomi di portieri nel nostro hub mercato. Come vedete, sto seguendo Donnarumma, Onana, Merela, Font, Kepa e Cragno. Non credo però di riuscire nel mercato invernale a fare qualcosa perché abbiamo 11 milioni di budget. Ho assunto due staff, prima due osservatori, 5 stelle giudizio e 5 stelle l'altra roba che non mi ricordo cos'è, esperienza, e li ho mandati a cercare un portiere e giocatori sempre con mentalità difensiva per 6 mesi ciascuno. Vediamo cosa ci trovano fuori. Adesso invece ci andiamo a giocare la partita contro l'Augsburg, sperando di aver attivato il microfono. Sì, è attivato, bravo Grinone, vamos. Ultima partita dell'anno, signori, c'è questa pioggerellina qui alla Red Bull Arena. Iniziamo, che dopo c'è un bel mesetto di ferie per tutti. Operazione campionato, qua bisogna tornare su, ragazzi. Mette giù Oar, Sabitzer di nuovo per Oar, vuole Dani Olmo che si proponga, eccolo qua, si è proposto Dani Olmo incrocia col sinistro e la mette dentro, signori, per l'1-0. Bello il passaggio di Oar e poi Dani Olmo, così col sinistro, secondo palo, easy per Oar, di nuovo Oar vede Dani Olmo, servito adesso, Dani Olmo controlla Dani Olmo, entra in area, c'è Nkunku dietro, visto adesso Nkunku, cicca il pallone. Tavares, Sabitzer per Valverde su Dani Olmo, quasi finito il primo tempo. Dani Olmo vuole Werner per Sabitzer, la palla che esce di pochissimo. Rivediamo, Sabitzer va al tiro dopo il grande scambio, tutto di prima, palla proprio fuori di niente. Finisce qua il primo tempo, mi sa che Sabitzer lo sostituiamo adesso perché è molto molto stanco, ragazzi. Infatti è molto provato, quindi dai, andiamo a mettere dentro il buon Forsberg e via col secondo tempo. Bayer, attenzione Bayer, può andare al tiro Bayer, Gulaksi c'è. Sono queste situazioni in cui si fa fatica con il controller a cambiare e prendere il difensore, che ragazzi rischi sempre di prendere la pettinata. Mina, Niederlechner, ancora Mina, lo scambio tra i due, attenzione Richter, la palla dentro per Mina e c'è il pareggio del Fortuna Düsseldorf. Annullato però per fuorigioco, che fortuna. Per noi, non per il Fortuna. Dentro Campbell per Oar e dentro Diatta per Olmo, mentre Niederlechner si prende un giallo, punizione però per infortuna, che crossa sto pallone dentro ma Gulaksi lo prende easy. Attenzione Max, serve Richter in profondità, marcato, riescono a far passare il pallone, ancora di nuovo Max, Bayer, Ocho Bayer che c'ha il dente avvelenato, Löwen, Finnbogason per Löwen, entra in area, pensa al tiro e c'è pure il gol. E stavolta è gol davvero. Però Gulaksi, Fioi, cioè, dai per piacere, sei partito un'ora dopo. Valverde, ruba palla. Adesso signori, Werner, rimane là il pallone, servito di Attà, dentro per Forsberg, per Werner, Timo Werner, e vai col 2-1 signori. E vai col 2-1, ragazzuoli. Diatta dentro, Forsberg, Werner, libero davanti alla porta, incrocia, è buona così. Campbell, mette giù, Valverde, dalla distanza carica il tiro, forte ma centrale, Lute la fa sua. Ancora Forsberg, Diatta, Valverde, eccolo qua, Valverde, pensa ancora al tiro, la deviazione, la respinta del portiere, poi Diatta di prima al volo, la mette quasi dentro. Pieno recupero, attenzione, pieno recupero, suona la tromba, fischia l'arbitro, finisce qua la partita. E allora breve aggiornamento, classifica che ci vede al quinto posto, siamo a 3 lunghezze dal terzo posto, a 4 lunghezze dal quarto posto e a 9 dal primo. Ho deciso di richiamare Ampadu dal prestito, ragazzi.
lo richiamiamo, così abbiamo il difensore in squadra, nonostante non sia fortissimo, ma sappiamo che lui comunque cresce abbastanza bene, e quindi come diamo la possibilità a Talabidi, possiamo darla anche ad Ampadu, certamente. Iniziano ad arrivare le varie offerte, signori. Io adesso vi faccio vedere che ci hanno chiesto Klostermann dal Valencia, ma le altre ovviamente le vado a rifiutare, non ve le mostro neanche, vi farò vedere solo quelle eventualmente considerate interessanti. Ho messo Forsberg, Laimer e Campbell sul mercato tutti e tre, perché possiamo far giocare in Kunku anche a centrocampo in coppia con Valverde oppure con Oara, anche se forse è meglio Valverde tenerlo dentro che è più difensivo. Perché Campo e Laimer sinceramente non mi danno proprio grosse speranze. È tornato Upamecano, intanto dall'infortunio. Forsberg apprezza la decisione, è rimasto un po' sorpreso. Guarda, non posso garantirti il posto fisso in squadra. La stessa cosa che rispondiamo a Laimer. Per quanto riguarda il centrocampo abbiamo comunque nomi, signori. Ancora Klostermann. So che è un po' azzardato dar via, cioè tentare di dar via i giocatori, però attenzione qua. Eccoci qua, prima offerta. Kevin Campbell, il Bayer Leverkusen. Andiamo a trattare. Ho rifiutato in quanto non volevano andare oltre i 17 milioni e 9. Io ne chiedevo 25, quindi niente. Di nuovo, adesso il Napoli, dopo aver preso Demme, vuole anche Campbell. Anche il Napoli, signori, niente. Valore del giocatore 21 milioni e questi mi offrivano 19 milioni e 4 senza andare oltre. Non lo venderemo mai di questo passo. E ora il Paris Saint-Germain che offre per Forsberg. Signori, prepariamoci a salutarlo perché valore 22 milioni e mezzo e siamo riusciti a chiedere 30 milioni a Paris Saint-Germain. E adesso è l'Arsenal che vuole Campbell. Vediamo se questi qua c'hanno soldi da scucire. Niente da fare, ragazzi. Anche questi, oltre un certo tot, non ci arriveranno mai. A questo punto, visto che oggi ci occupiamo più di mercato, la partita con l'Union Berlino possiamo anche andare a simularla, secondo me. Vediamo cosa ne esce. Attenzione, 4-1, bene, tripletta di Werner, gol di Sabitzer, sempre loro. Temevo seriamente che avesse intenzione di piazzarmi, solo che mi sentivo minacciato di nuovi arrivi con gli articoli che avevo letto sul giornale. Ringrazio per il chiarimento. Stai andando benissimo, stai andando benissimo. Mi aspetto grandi prestazioni, Marcel. Signori, quarta squadra che ci chiede campo, stavolta è il Valencia. Questi offrono meno di tutti gli altri, quindi dubito fortemente che la trattativa andrà a buon termine. E invece, signori, il Valencia, i 25 milioni che ho chiesto, ha detto che li caccia. Lo United vorrebbe offrirci 30 milioni per Poulsen. Ragazzi, qua smantello la squadra, ma poi restiamo con Werner, con Augustin, abbiamo Schick che però è in prestito. È arrivata intanto anche un'offerta per Laimer dal Marsiglia, andiamo a vedere. Niente da fare, hanno rifiutato i 30 milioni che abbiamo chiesto. Qua ragazzi, Poulsen, signori, però aspettiamo quest'estate, dai. Aspettiamo quest'estate, ragazzi. Aspettiamo quest'estate, per il momento rifiutiamo. Tyler Adams si dice: so che sta cercando un sostituto nel ruolo di centrocampista, potrei essere io, mi dia l'occasione. Dovrai impegnarti per convincermi, Tyler. Proviamo a simulare anche la partita col Francoforte, che già è un po' più dura, siamo fuori casa. Vediamo cosa capita, cosa ci arriva. Abbiamo vinto 1-0, molto bene. Gol di Augustin che entra. Diamo un'occhiata alla classifica, ragazzi, prima di spararci gli ultimi giorni di mercato, perché siamo al quarto posto, 42 punti. Bayern Monaco pesta giù, sempre cattivo. Siamo a 3 punti dal Borussia Dortmund, che è secondo, e a 9 dalla prima. E ora, per quanto riguarda il mercato in entrata, forse avete intravisto il nome, noi abbiamo quasi 40 milioni a disposizione. Io, visto che un centrocampista offensivo lo andrei a prendere per sostituire Forsberg, ho addocchiato questo Matias Zaracho, che potrebbe essere un giocatore molto interessante anche come Thiago Almada. Per cui contattiamo il Racing per acquistare il giocatore. Bene ragazzi, allora, il giocatore ha un valore più o meno intorno ai 17 milioni, io ne ho offerti 17 con 10% sulla futura rivendita, mi hanno detto di sì, adesso andiamo a contattare il giocatore e lo abbiamo portato in squadra. Allora, ora come ora ragazzi, io vi vado a chiedere che numero di maglia gli possiamo dare a Zaracho. È un 79, quindi not bad per avere 21 anni, come vedete può giocare da COC, da esterno destro, da centrocampista centrale, 4 stelle skill, 3 stelle piede debole, alto medio work rate, grande velocità, grande agilità,
buona la freddezza, molto buono l'equilibrio. Potrebbe essere un COC molto interessante, molto molto interessante. Venduto Campbell, abbiamo 22 milioni per il mercato, ancora Klosterman, signori, un'altra offerta per Laimer del Leverkusen, ma se non hanno preso Campbell dubito che prenderanno il Laimer. Come voleva si dimostrare, manco Leverkusen vuole cacciare i soldi che chiediamo. Io vorrei provarci per Onana, però qua 51 milioni, bah, la vedo molto dura. Cioè 41 è il valore, ma qua si dice un'offerta compresa, 300, ma non provo neanche, ragazzi. Se teniamo Gulaxi fino alla fine. Niente, finito il mercato, ragazzi, abbiamo preso solo Zorro, Zaracho e basta. Laimer non siamo riusciti a venderlo, abbiamo vinto il premio dell'allenatore del mese. L'ultimo giorno del mercato si è chiuso, trattativa interrotta con l'Ajax, vabbè, ciccia. Avevo mandato il mio secondo a cercare di portare a termine il trasferimento, quindi abbiamo Zaracho, abbiamo Adams, allora Zaracho al posto di Forsberg, è andato via Campbell, abbiamo ancora Laimer in squadra, però a sto punto cerco di tirare su un po' Tyler Adams. Per quanto riguarda il portiere, aspetteremo quest'estate. Attualmente monte trasferimenti abbiamo 43 milioni, quindi speriamo di averne un bel po' di più a giugno. Prossimo episodio ci andiamo a sparare Coppa contro il Werder Brema, campionato contro il Bayern Monaco, di nuovo Coppa contro il Werder Brema. Già abbiamo visto che agli ottavi dovremo sfidare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, guarda che trittico di partite, Schalke e poi Bayer Leverkusen. Andiamo a vedere quindi com'è il quadro degli ottavi di finale: Tottenham, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco, Olympique Lyon, Manchester City, Atletico Madrid, noi, Lipsia, Napoli, Chelsea, Brescia, Germain, Barcellona, Valencia, Liverpool, Shakhtar Donetsk, Juventus. E vabbè, signori, noi ci vediamo quindi al prossimo episodio. Come sempre mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e ragazzi, qualità. Ciao belli.